Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Lorenzo Braconi, oggi una vittoria fondamentale. Dopo aver fatto buone prestazioni senza ottenere mai vittorie, sono arrivati i primi 3 punti. Sì, è stata una vittoria molto importante per la squadra, che ci ha fatto tornare il sorriso dopo questi 3 punti, che avevamo fatto 4 gare molto importanti che non siamo riusciti a strappare una vittoria. E la squadra oggi ha dato il massimo, come facciamo di solito, solo che siamo riusciti a trovare gol e a non prenderlo. Senti, parliamo della tua posizione in campo. Oggi ci è sembrata più da prima punta, o falso 9, possiamo dire così? Sì, quest'oggi, siccome giocavano con il centrocampo a 2, il mister mi ha alzato un po' sui 2 centrali a pressare, mentre gli attaccanti coprivano più i mediani. Quindi sì, oggi ero un po' più alto, stavo un po' più alto. Però il mister ti chiede anche sacrificio in fase di ripiegamento, insomma, quanto è difficile durare 90 minuti cercando, insomma, di essere pericolosi in attacco ma dare anche una mano alla difesa? È quello che ci prepariamo durante la settimana, prepariamo il fiato, le gambe, quindi alla fine siamo abbastanza preparati. Io ho avuto questo inconveniente, che è stato che ho saltato quasi tutta la preparazione, ma adesso mi sto riprendendo, il mister mi dà fiducia, mi fa giocare e sono contento, lo ringrazio, e quindi adesso piano piano prenderemo sempre più la forma per arrivare fino ai 90 minuti. Sì, infatti ci è sembrato 90 minuti in campo senza particolare sofferenza da parte tua, anzi hai avuto anche un'occasionissima per il 2-0 con la palla che, insomma, ha sorvolato di pochissimo la traversa, e poi ancora un'altra occasione. Sì, è stata un'azione molto bella, che se andava in gol era una bella soddisfazione, però prima la vittoria che la soddisfazione personale, cioè almeno riusciamo a trovare un buon clima dentro lo spogliatoio e andiamo avanti sempre più, e dopo il gol arriverà piano piano. E invece per quanto riguarda i gol del Castelfidardo, oggi il primo gol su azione, 2 gol complessivi, l'altro su calcio di rigore, la squadra è pericolosa in attacco, forse sbaglia a volte in qualche decisione finale. Sì, sbagliamo in qualche decisione, però è una cosa che ancora non siamo nuovi, cioè siamo nuovi, non ci conosciamo bene, e piano piano ci capiremo e riusciremo a fare sempre più gol, speriamo. Grazie Lorenzo. Niente.